Buon pomeriggio amici della Mondo Futsal TV, siamo collegati dal Meucci di Aprile per la 24esima giornata di Serie C2 Calcio 5. Quest'oggi si affrontano Buenaonda contro Virtus Anguillara. Match che inizia adesso con il Buenaonda in possesso di palla con Lorello. Operazione affidata a Siniscalchi. Il tocco ancora per il numero 10 e arriva il gol di Lorello sotto porta, il pallone che filtra. Pallone che filtra e va ad infilare con il piattone destro ed è subito vantaggio per il Buenaonda. Luzzi riceve spalla da porta Rossi, prova a girarsi, il tocco per la conclusione, è bravo Pacioni. Ancora Infanti, alla fine si intesta, dice, finisce per perderla, quindi Rossi, bravo Siniscalchi con un break a rubargliela, ancora Siniscalchi, la conclusione e il pallone che finisce di poco al lato. Simile a quella precedente con il pallone che ancora deve uscire dall'area di rigore. Intanto c'è il lancio ed è Siniscalchi che va ad incornare anticipando Caro Tenuto ed è il raddoppio del Buenaonda sul lancio dalla propria porta da parte di Pacioni. Pallone dentro e poi Tancioni che riesce a deviare il pallone in maniera un po' scordinata, non trova la porta. Tocca in mezzo per Luzzi, viene contrastato, non c'è fallo, quindi va via bene Infanti. La conclusione di Infanti ed è un gran gol con il destro. 3-0 Buenaonda, grande azione personale da parte di Infanti, il numero 11. Dietro ancora Tancioni, dunque ancora Aschi con il destro, si gira sull'orello. Filtra il pallone con il tacco, ancora per Aschi che riceve, Aschi la conclusione e arriva il gol del 3-1. Sempre parte sinistra del campo, intanto il calcio d'angolo battuto è lungo, a due passi dalla porta va a sbagliare. Dire qui non si passa, quindi Luzzi in mezzo per Ventura, chiude Racioppo, poi lungo, la conclusione e questo è un gran gol. Su questa azione finisce anche il primo tempo, 4-1 Buenaonda, grande gol del numero 9 Longo. Stop di Rossi, chiude tutto Siniscalchi, può andare il contropiede da Cioppo che serve Longo sulla destra, Longo, Caro Tenuto respinge, ancora Longo, 5-1, doppietta da parte del numero 9. Fine, facile preda di Caro Tenuto, quindi Aschi si libera per la conclusione, il palo stavolta dell'Anguillara. E qui mi dà un po' una frittata, va a toccarla con il braccio, quindi punizione ancora Rossi, poi con la punta del piede. Un primo tempo abbastanza ricco di contenuti tecnici, ma intensità sicuramente minore rispetto ad ora. Intanto Aschi ancora si gira, ma trova Pacioni sulla sua strada, va via con il destro, un po' troppo macchinoso il numero 12 che finisce per perderla, quindi Infanti serve sulla destra Crepaldi, Crepaldi, Caro Tenuto, ancora un grande intervento, tiene vivo il match. Ora corner però per il Buenaonda con Crepaldi dentro per Infanti e arriva il gol del numero 11 che va sul 6-1 il Buenaonda. Quindi Racioppo, lo scambio De Filippis, 7-1, che gol di De Filippis, la botta dalla distanza di destro. Azione effettuata in questo istante con Racioppo, la conclusione, 8-1 Racioppo batte Caro Tenuto. Pacioni che in qualche modo la blocca, quindi con le mani, lancio lungo, stocchi la stoppa, poi Racioppo va a sradicargliela, la conclusione e c'è il 9-1, ancora con il sinistro batte Caro Tenuto. Quindi Rossi, va via Lorello, Rossi esce su di lì Pacioni, Rossi conclude, il pallone che termina fuori, azione in solitaria del numero 8. C'è l'opportunità e il gol da parte dell'Anguillara che sfrutta l'inserimento senza palla di Rossi a porta vuota, la scaraventa dentro con il piattone, pallone respinto, quindi Siniscalchi può andare in contropiede in solitaria, Siniscalchi salva l'estremo difensore dell'Anguillara. C'è spazio per l'Anguillara però con Ventura, il dribbling del numero 11, pallone dentro e ancora il gol da parte dell'Anguillara che adesso sta portando tutti gli sforzi per comunque rendere meno tragica questa sconfitta. Poi la conclusione, 9-4,
Prova a 4 per l'Anguillara, gran call da parte di Protopapa che dalla distanza batte Pacioni. Ancora Anguillara, passaggio sbagliato qui, poi Cimadon, il passaggio è per Infanti che con la suola infila, caro tenuto, e finisce qui il match. Sono stati 10-4, grandissima partita, grandissima vittoria, importantissima per gli uomini di mister Dante Marcelletti che con questi 3 punti vanno a rifiatare quella zona rossa chiamata play-out. Per l'Anguillara un brutto stop dove dovrà far riflettere molto gli uomini di mister Manciuria. Per oggi è tutto, amici della Mondo Futsal, da Emanuele Tegon.